Ciao raga e bentornati su The Nerd Air Station. Dotato di una grafica entusiasmante e capace di far immergere ogni videogiocatore all'interno della sua storia, vi propongo il miglior videogioco di tutti i tempi, E.T. l'extraterrestre. Buona visione! Che se ne frega di sta a farvi e mi metto a giocare. Un po' di gameplay ci vuole. Tranquilli raga, nessun gameplay sul mio canale, non volete mica che faccia implodere il mondo e poi basta. No! È di poco tempo fa la notizia del ritrovamento delle cartucce sepolte dall'Atari del gioco di E.T. l'extraterrestre, gioco fatto per Atari 2006. Ma girando in rete ho potuto notare che si trovano solamente delle informazioni frammentarie su questo argomento, quindi mi sono detto, facciamoci un bel video! E allora, mettetevi comodi, perché faremo un bel viaggio a ritroso nel tempo, nel quale potremo rivivere la leggenda metropolitana legata ai videogames più assurda di tutti i tempi, E.T. e le cartucce che nessuno doveva trovare. Per una maggiore comodità di fruizione, il video ve l'ho diviso in capitoli, quindi potete scegliere di partire da uno degli argomenti, oppure vederlo per intero. A voi la scelta! Sì. Ma vedetelo tutto, dai! Sì, dai, vedetelo tutto a questo punto. Buona visione! E.T. l'extraterrestre è un film di fantascienza del 1982, diretto da Steven Spielberg, distribuito dalla Universal Pictures. E.T. divenne un successo al botteghino, sorpassando all'epoca Guerre Stellari come film che ha cassato di più nella storia del cinema. Il film, uscito l'11 giugno 1982 negli States, fu ridistribuito nel 1985 e nel 2002 con l'aggiunta di nuove scene ed effetti speciali migliorati. La pellicola affronta temi cari a regista come quello della crescita, del rispetto e della tolleranza. Spielberg crede che E.T. rappresenti tutto il suo lavoro. Per il regista E.T. aprì la strada a un nuovo genere di film, pellicole più personali, incentrate sulle emozioni e sulle condizioni umane dei protagonisti, come Il colore viola, Schindler's List, Amistad. Nel 1994 è stato scelto per la presentazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Capitolo 1. La trama. In una foresta della California, un gruppo di botanici alieni preleva campioni di vegetazione. Appaiono gli agenti del governo degli Stati Uniti e gli alieni fuggono a bordo della loro nave spaziale, ma involontariamente lasciano indietro uno di loro, abbandonandolo. L'alieno abbandonato viene scoperto da Elliot, un bambino di 9 anni che, uscendo di casa per prendere una pizza, lo vede nel suo giardino, ma ovviamente nessuno gli crede. Il bambino e l'alieno fanno amicizia tra loro e si crea una specie di connessione psichica. L'extraterrestre, al quale i ragazzi danno il nome di E.T., riesce a parlare ripetendo ciò che Gertie dice mentre guarda Sesame Street. E.T. esprime il desiderio di tornare a casa. Elliot e il fratello Michael procurano all'alieno il materiale affinché riesca a costruire un dispositivo che lo metta in comunicazione con la sua famiglia. Michael inizia a notare che la salute di E.T. sta peggiorando e che Elliot si riferisce a se stesso come noi. A Halloween i tre vestono E.T. come un fantasma, così da poterlo far uscire di casa. Elliot accompagna l'alieno fino alla foresta, dove E.T. riesce a mandare con successo un segnale al suo pianeta natale. Il mattino seguente Elliot si sveglia notando la mancanza di E.T. e ritorna a casa, angosciato per la sua assenza. Michael trova E.T. morente nella foresta e lo porta da Elliot, anch'esso in punto di morte. Mary, di ritorno dal lavoro, trova il figlio moribondo e viene a conoscenza dell'alieno. Spaventata, scappa con i figli, ma viene bloccata da alcuni agenti del governo. Degli scienziati, guidato da Case, un agente governativo, costruiscono una struttura medica in casa, mettendo in quarantena Elliot ed E.T. La connessione tra i due sparisce nel momento in cui l'extraterrestre muore improvvisamente. Il ragazzo sta per dire addio all'amico quando nota che il fiore nel vaso di Gertie, sua sorella, sta tornando in vita. E.T. ritorna in vita e dice che i suoi compagni stanno tornando. Elliot e Michael scappano, aiutando E.T. a fuggire dalle autorità, mentre la madre, assieme a Gertie e Case,
cercano di riprenderli, inseguendoli in macchina. E.T. vede arrivare i suoi simili e si prepara per partire. L'alieno dice addio a Michael e Getty ed Elliot gli chiede di restare, promettendo che avrà cura di lui, ma E.T. gli risponde che sarà sempre con lui e lo saluta per l'ultima volta, per poi salire sull'astronave e fare ritorno a casa. Una curiosità, ve la ricordate la voce di E.T.? Ebbene, era doppiata da Pat Welsh, un'anziana signora della contea di Marin, in California. Welsh fumava 2 pacchetti di sigarette al giorno, che le fornirono una voce roca e adatta al personaggio. Capitolo 2. I videogames. Siamo nell'anno 1982. Lo sviluppatore di videogiochi Howard Scott Walsh viene contattato da Atari per proporgli un progetto che sulla carta avrebbe avuto un successo planetario, cioè la trasposizione videoludica di E.T. su console Atari 2006. Infatti, proprio in quell'anno scoppiò una vera e propria E.T. mania di dimensioni mondiali. E Steve Ross, amministratore delegato di Warner Communication, a cui Atari apparteneva, pensò di fare un videogioco sul film, in modo da sfruttarne il successo. Warner chiese e ottenne quindi da Steven Spielberg e dalla Universal la licenza per produrre il gioco, pagando 20-25 milioni di dollari, un vero record per i tempi. Ross informò l'allora presidente di Atari, Ray Kassar, dell'acquisto dei diritti del film e della volontà di Warner di vedere pubblicato da Atari un videogioco su E.T. Il compito di sviluppare tale meraviglia fu dato a Walsh, perché già in precedenza aveva adattato in videogioco un film di Steven Spielberg, cioè Indiana Jones e Predatori dell'Arca Perduta. Walsh dovette però creare da zero il gioco in sole 5 settimane, in modo che esso uscisse a Natale dello stesso anno, ma la frettolosità con cui venne sviluppato ne pregiudicò la qualità. Invece di rendere E.T. un videogame tipo Pac-Man, Walsh provò a sviluppare un'idea più originale. Pensò ad un'impostazione che era più basata sulla storia del film, nella speranza di creare un gioco che potesse catturare un po' della sentimentalità che vive nella pellicola, ma alla fine non riuscì a sviluppare tutte le sue idee a causa del poco tempo a sua disposizione. Dopo aver finito di lavorare sul design del gioco in soli 2 giorni, Walsh presentò l'idea a Kassar prima di iniziare a sviluppare, a programmare il gioco e ad effettuare il debugging. Nonostante inizialmente il gioco si vendesse abbastanza bene, risulta l'ottavo gioco più venduto targato Atari con oltre 1,5 milioni di copie, alla lunga risultò comunque un flop commerciale, poiché fece perdere ad Atari milioni di dollari a causa dei folli costi di pubblicità, di licenza e di produzione. Atari ne distribuì a scatola chiusa oltre 4 milioni di copie, una cifra faraonica considerando che le console presenti sul mercato non arrivavano a 10 milioni di unità. Ma il vero motivo del suo fallimento è da ricercare nel fatto che il gioco era talmente realizzato male che la stragrande maggioranza degli acquirenti chiese e ottenne il rimborso dei $40 del costo della cartuccia. Il flop di questo gioco fu uno dei fattori che causarono il fallimento di Atari, che perse nel 1983 ben 536 milioni di dollari. A causa di questa perdita, la società fu divisa ed il reparto console venduto nel 1984. Capitolo 3. La sepoltura. Nel mese di settembre del 1983, l'Alamogordo Daily News, un giornale di Alamogordo, New Mexico, dichiarò di una serie di articoli che durante il mese tra i 10 e 20 autoarticolati rovesciarono il carico dei loro semirimorchi consistenti in scatole, cartucce e console giochi provenienti da un magazzino di Atari che si trovava a El Paso, Texas, per distruggerlo e seppellirlo nella vicina discarica della città. Questo fu il primo utilizzo da parte di Atari della discarica, che fu scelta perché in essa non era permesso lo scavo e la sua spazzatura veniva tritata. La spiegazione che Atari dette a tale fatto fu che stava passando dai giochi per l'Atari 2006 a quelli per l'Atari 5002, ma questa affermazione fu contraddetta più tardi da un dipendente che dichiarò che non era quello il motivo. Bruce Anten, un responsabile dell'Atari, dichiarò in via ufficiale che la società stava mandando al macero alla discarica di Alamogordo soltanto cartucce difettose che erano state restituite, quindi principalmente materiale non più utilizzabile. Il 28 settembre 1983 il New York Times si interessò alla storia della discarica del New Mexico usata da Atari. Un rappresentante di Atari confermò l'articolo del giornale in cui si affermava che la merce distrutta proveniva da uno stabilimento Atari di El Paso, che sarebbe stato chiuso e convertito ad impianto di riciclaggio. L'articolo del Times non specificò quali giochi fossero stati distrutti, ma gli articoli successivi si riferivano generalmente alla storia della discarica, citando il ben noto fallimento del gioco E.T. l'extraterrestre. Inoltre, il titolo City of Atari E.T. Trash Go Home, in uno degli articoli dell'Alamogordo News, implicava che le cartucce fossero proprio quelle di E.T.
L'allora presidente amministratore delegato di Atari dichiarò che quasi tutte le cartucce di ET, ne furono prodotte circa 5 milioni, tornarono dietro invendute. Ad essere invendute risultarono anche 5 milioni di cartucce di Pac-Man su un totale di 12 milioni di copie prodotte. Molti specularono che la maggior parte di quelle cartucce fossero finite al macero nella discarica, triturate e sepolte come spazzatura. A partire dal 29 settembre dello stesso anno, sopra al materiale triturato iniziò ad essere colato del calcestruzzo, un evento molto raro in una discarica. Un lavoratore anonimo dichiarò: «Ci sono degli animali morti lì sotto, non vogliamo che dei bambini si ammalino scavando nella discarica». La cittadinanza cominciò a protestare contro il massiccio quantitativo di materiale che Atari inviava alla discarica, una protesta riassunta da un consigliere comunale con la dichiarazione: «Noi non vogliamo essere un impianto industriale di smaltimento per El Paso». Il consigliere ordinò ad Atari di cessare al più presto lo smaltimento presso la discarica cittadina e a causa dell'impopolare azione di Atari furono presi provvedimenti affinché la società di gestione della discarica fosse in futuro più limitata nel poter accettare le richieste di smaltimento provenienti da enti esterni alla città per soli motivi economici. Capitolo 4. Il ritrovamento. Il 26 aprile 2014, durante gli scavi collegati alla ripresa di un documentario su videogiochi diretto da Zach Penn e finanziato da Microsoft, realizzato in esclusiva per Xbox One e Xbox 360, Major Nelson, a capo della divisione Microsoft Game Studios, annuncia via Twitter il ritrovamento effettivo delle cartucce di ET per Atari 2006 nel deserto di Alamo Gordo. La notizia ha suscitato un gran clamore nel mondo dei videogiochi, ma ancor più clamore viene suscitato dalle dichiarazioni di Warshaw, l'ideatore del gioco, che tutt'oggi lo definisce un prodotto ben fatto. Comunque non sono state ritrovate solamente le cartucce del gioco ET, infatti quest'ultime erano in buona compagnia. Quasi tutte le cartucce riportate alla luce fino a questo momento, così come voleva la leggenda, sono effettivamente delle copie vendute dell'adattamento per Atari 2006 di ET l'extraterrestre. Nei 30 anni trascorsi dal seppellimento, le confezioni di cartone, sprovviste di copertura in plastica, sono state pesantemente intaccate dagli agenti atmosferici. Ciò nonostante, molte delle cartucce riesumate risultano essere in condizioni perfette e sicuramente le ritroveremo presto su siti come eBay, dove verranno vendute a prezzi astronomici. La leggenda metropolitana della fossa di ET comunque continuerà a vivere grazie al film che James Rolfe, il famoso Henry Videogame Nerd, conta di concludere e pubblicare entro la fine dell'anno. E rieccoci qua, dopo avervi riempito la giornata parlando della fantasmagorica leggenda metropolitana di ET e le cassette scomparse, vi invito a iscrivervi al canale, spolliciate, condividete tutto il mondo, fate vedere sto video a chiunque. E come sempre raga, stay tuned! E soprattutto, niente gameplay! No. Questa è una campagna di sensibilizzazione contro l'invasione incontrollabile dei gameplay. Gioca! Non guardare chi lo fa al posto tuo! Nooo!